prima che me lo chiediate ancora una volta nei commenti in massa, sì, tra un paio di giorni, due, massimo tre, ma penso più due, uscirà il nuovo Giochi Brutti, l'episodio 60. Oh, possiamo finalmente cominciare il video di oggi. Infatti vi mostrerò uno dei portatili gaming più potenti prodotti negli ultimi tempi, ma soprattutto con dimensioni molto compatte. Parliamo del ROG Zephyrus G14. Come si può facilmente intuire dal nome, questo portatile è un 14 pollici, ma a dotazione di tutto rispetto. Infatti stiamo parlando di un Ryzen 7 4800HS, eventualmente c'è la versione Ryzen 9 4900HS, una RTX 2060 e ben 32 GB di RAM, quindi diciamo che non va per il leggero. La prima cosa che salta all'occhio di questo computer, me ne sono accorto anche dalle vostre reazioni sul post di Instagram e di Facebook, è il pannello LED posto da video, adesso qui penso si veda pochissimo, sul retro dello schermo. Trattasi dell'anime Matrix, sì, può sembrare un nome un po' weeb, ma è questo, un pannello composto da 1215 LED e in grado di formare delle animazioni o semplicemente delle immagini tramite LED. Praticamente per poter in qualche modo flexare con il proprio portatile davanti a qualcuno senza dover manco alzare lo sguardo o più semplicemente inviare messaggi a qualcuno che è intorno a noi se come me siete particolarmente sociofobici. Tramite l'apposito centro di controllo ROG, attivabile sempre comunque o tramite normale software o tramite l'apposito tasto, potremo personalizzare, oltre ai vari settaggi di illuminazione e gestione delle risorse come le ventole, anche le sequenze da far emettere ai LED dello schermo. È di sicuro una cosa estremamente superflua per un portatile con queste caratteristiche, ma è la prima cosa che da tutte le parti risalta all'occhio di tutti. Del resto è una cosa minima, ma è affascinante. Lo schermo probabilmente è una delle cose più interessanti. Infatti in questa versione, dato che ce ne sono due, abbiamo un pannello Full HD a 120 Hz o eventualmente si può prendere una versione a 2K ma a 60 Hz. A dire il vero, ero un po' diffidente dall'utilizzare uno schermo così piccolo per giocare, ma mi ci sono dovuto abituare in circa una settimana. Dopo un po' di tempo che si prende l'abitudine, è possibile farlo in maniera abbastanza tranquilla, anche perché, voglio dire, con queste caratteristiche e prestazioni, si potrebbe tranquillamente utilizzare a modi fisso, cioè in casa tua ti tieni un bel monitor, tastiera e mouse e hai un computer da gaming coi contro c***o. Per quanto riguarda invece la memoria interna, il G14 è dotato di un SSD M2 da 1 TB e, come accade per molti altri portatili, purtroppo lo slot è solamente uno, quindi se volessimo espandere ulteriormente lo spazio occorrerà sostituire l'M2. Rimanendo a parlare dell'interno del portatile, anche lo slot della RAM è singolo, ma se devo essere sincero e principalmente devi giocare, 32 GB di RAM penso vadano benissimo, almeno per me. Sotto l'M2 si nasconde la scheda Wi-Fi 6 Gig Plus di Intel. Per chi non la conoscesse, si tratta di un'infrastruttura Wi-Fi ad altissime prestazioni, studiata per le velocità e le linee gigabit moderne, con prestazioni quasi paragonabili ad un collegamento cablato, sia come qualità che come velocità. Ho giocato a Doom, Apex Legends, Unreal Tournament ed Escape from Tarkov in maniera veramente dignitosa e senza alcun tipo di problema alla linea. Certo, per ottenere il massimo dal Wi-Fi 6 Gig Plus occorre avere anche un'infrastruttura, con infrastruttura intendo dire modem, in grado di darti le giuste prestazioni, perché sennò se attacchi il Wi-Fi di un computer del genere a un router che gnafarà anche il computer. Torniamo a parlare del lato esterno e andiamo a vedere qualche dotazione. Messo da parte il comparto audio, che mi ha piacevolmente sorpreso per la qualità e la grande potenza che sprigiona praticamente da ogni parte della struttura, il monitor, quando viene aperto, solleva la base del portatile in maniera tale che tutta la base si sollevi, favorendo una corretta ventilazione delle componenti interne, con intake sul retro ed espulsione sui laterali.
Sicuramente avrete già notato che per le dimensioni ridotte il G14 è dotato di microfono stereo ma non di webcam. Sappiatelo, dato che molti lo danno per scontato sui portatili. Per quanto riguarda le prestazioni in generale, ne ho approfittato anche per renderizzare qualche video e ovviamente sembra di utilizzare il mio fisso dello studio. Ah, a proposito, ho ricevuto anche una botta morale non da poco, nel senso che sono andato a vedere i CPU benchmark del processore che monta il portatile, ricordo un Ryzen 7 4008HS e come score ha fatto 18.900. Sono andato a controllare lui e ha fatto 18.800, 100 punti di differenza che sono pochi, però il mio processore performa 100 punti in meno, che è minimo a fronte di 18.900-800, però cacchio, non è neanche stupido, questo è un i9-9900K, cioè non è l'ultimo fesso arrivato, eppure è meno potente del processore del portatile. Tra l'altro, un aspetto interessante è che con il processo produttivo a 7 nanometri non solo si riesce ad ottenere maggiori prestazioni in minor spazio, ma tutto coinvolge anche i consumi della CPU, che voglio dire, su un portatile sono direi essenziali. Dopo aver fatto qualche prova posso tranquillamente dire che, senza utilizzare la luminosità massima e lasciando attivato Wi-Fi ed altri servizi che di stock sono accesi, sono riuscito a utilizzare il PC per funzioni normali, quindi social, scrittura, documenti, navigazione online, per circa 8-9 ore abbondanti senza problemi. Per quanto riguarda il gaming, come si sa, occorre mantenere sempre collegata l'alimentazione per evitare di drenare subito la batteria e soprattutto perdere parte della potenza. Quindi utilizzando la sola batteria e giocando in continuazione, ho avuto un'autonomia di circa un'ora e mezza, poco meno, che su un portatile da gaming sono di tutto rispetto, considerando che, appunto, di base dovremmo stare sempre collegati alla corrente. A proposito di corrente elettricità, avremo sì il suo alimentatore, ma potremo utilizzare in caso d'emergenza anche la porta Type-C. Come vi ho fatto vedere nelle immagini di prima, lo Zephyrus G14 ne ha due. Una delle due è utilizzabile appunto per poterlo ricaricare. Ovvio, non avremo il supporto elettrico che può dare il suo alimentatore per quanto riguarda il gaming, però eventualmente collegando un'alimentazione come può essere quella del telefono Type-C, potremo pian piano ricaricarlo. Lo Zephyrus G14 è davvero una bestia inferocita, con l'aspetto di un agnellino piccolo e innocente. Un vero gioiellino per chi vuole avere un laptop estremamente performante, compatto e molto robusto. Al tatto trasmette solidità e rigidità. E soprattutto tanti LED. La tastiera è ottima e non viene per niente sacrificata per via delle dimensioni ridotte del dispositivo. Stessa cosa per il touchpad, sempre se lo utilizzate al posto del mouse, dipende dalle situazioni e da persona a persona. Chiudendo sulle dotazioni che vi ho mostrato nel video prima, vi sono due porte Type-C, una delle quali è anche sfruttabile come uscita DisplayPort, qualora l'HDMI non ci dovesse bastare. Il costo dello Zephyrus G14 si aggira intorno ai 1.700 e i 1.800 euro, versione senza anime Matrix, ossia i LED che abbiamo dietro lo schermo. Invece, qualora non potessimo rinunciarci, ecco, li vogliamo, qualcosina in più. Devo dire che il rapporto qualità-prezzo è più che ragionevole considerando tutti i pro che ci sono e soprattutto le componenti che monta. Io un pensierino lo sto già facendo, dico un pensierino perché alcuni di voi, vedendo i video precedenti, hanno detto vabbè, ma tu ti tieni i portatili. No, questo portatile ritornerà a casa sua purtroppo, anche se me lo sarei tanto voluto tenere. Però un pensierino lo sto facendo. E voi? Cosa ne pensate? Come sempre, discutiamone qui sotto nei commenti. Per oggi penso sia davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.